tutti aspettavano Silvia Cuminetti, ma Cristina Foppoli è andata a vincere la gara di premassi nella forza in montagna, che nello sciottinismo. Silvia Cuminetti, brava Silvia, dai che finita. Ale, ultimi metri, vai. Silvia Cuminetti. A lei Raffi, ricordiamo un atleta sempre protagonista qui a Premana, anche d'estate al Giro di Monte, Raffaella Rossi. Siamo con Cristina Foppoli, vincitrice, diciamolo anche un po' sorpresa, di questa gara di Premana. Cristina, quando è che sei passata al comando? Ci davano sempre una Cuminetti al comando, invece eccoti qua al traguardo dell'Alpe Palio davanti. In cima alla terza salita la Silvia ha avuto problemi con le pelli e sono riuscita a passarla, se no non penso che sarei riuscita a vincere quest'oggi. Quando ti sei trovata davanti, un po' di fortuna, però sei stata anche brava a tenere fino alla fine. Sì, ho detto provo questa volta o mai più, e infatti mi è andata bene. Una vittoria in Coppa Italia, una vittoria importante visto anche il livello delle avversarie, a chi la dedichiamo? A mio marito. Silvia Cuminetti, seconda classificata. Silvia, una gara da protagonista, poi qualche problema di troppo con le pelli, ci hanno detto. E un po' con le pelli, ma c'era per tutti il problema delle pelli. Sulle gambe più il problema, non le pelli. Quindi condizione che deve ancora venire, però sei tornata, ti abbiamo visto 2 settimane di fila a far gare, quindi questo è già un buon segno. Sì, sì, quello sì, è bello. Come hai trovato questa gara di Premana? Una gara tecnica con discese belle e salite con tante inversioni. Sì, bella, proprio bella, mi è piaciuta tanto. Questo secondo posto, quindi l'anno prossimo bisogna tornare per ristabilire la leadership, eh? Sì, torneremo di sicuro, dopo vedremo. Un applauso Silvia Cuminetti! Raffaella Rossi, estate-inverno a Premana sei sempre protagonista, una zona che ti piace? Sì, ci tengo a partecipare alle gare sia d'estate che d'inverno qua, perché mi piace la gente, mi piacciono i posti. Oggi sei sempre stata al terzo posto? No, la prima salita ero prima e un pezzo anche la seconda, poi ho iniziato a avere problemi tecnici con le pelli e non pensavo di riuscire a finirla. Adesso un inverno con sci e pelli di foca, quest'anno Gir di Monte, ti vedremo qui a Premana. Spero di sì. Siamo con Angelo Gianola, direttore di percorso. Angelo, davvero una gara perfetta, atleti soddisfatti, record di presenze, avete dovuto addirittura chiudere le iscrizioni a quota 250, meglio di così non poteva davvero andare. Sì, penso che meglio di così non poteva andare, una giornata perfetta. La nevicata di venerdì ci ha dato 30 centimetri che ha reso le discese bellissime, un numero di atleti impensabile fino a settimana scorsa e non avremmo mai pensato di dover chiudere le iscrizioni, siamo arrivati a 250. Un po' il parere in giro degli atleti è buono sul percorso e su tutto, quindi non possiamo che essere contenti. Un grazie a tutti quelli che ci aiutano, che sono veramente tanti, a tracciare il percorso, a preparare l'arrivo, ai nostri sponsor che ci danno i premi, e vedremo. Angelo, Coppa Alpi Centrali, Coppa Italia, questa gara però merita un altro gradino in più. Una candidatura per l'italiano la riproponiamo? Vediamo. L'idea c'è, poi non dipende da noi, dipende da chi sta più in alto, dalle scelte. Noi penso che oggi abbiamo dimostrato che qualcosa valiamo, vediamo cosa si decide. Ultima domanda anche alla location, una location che è stata una scelta sofferta, lasciare l'Alpe Fornis, ora però siete qua all'Alpe Palio e la location vi ha premiato, anche perché il pubblico sia in zona arrivo che lungo il tracciato era davvero molto, quindi si continua su questa linea. Il pubblico e la sicurezza per gli atleti soprattutto sono state le scelte che ci ha portato qua e questo ci ha resi contenti della scelta fatta oggi, perché vedere la gente in alto e qua l'arrivo e comunque avere la sicurezza, la certezza della sicurezza per gli atleti sono le cose migliori per la gara.